Buongiorno, eccoci qua con sottofondo del rumore dell'acqua che scorre perché sto mettendo in ammollo il pennellino. Oh. Oggi è il 27, oh, 27, notte al giorno che scrivendo, è il giorno come un altro. Allora, ieri sera, sono reduce da ieri sera, la serata che della trasmissione, se chi non la conosce aprisse bene un attimo le orecchie, si chiama Pompa. È condotta da Marco Baldini e Dottor Vintage. Allora, se sei di Roma soprattutto, fate un attimo una cultura, così almeno vedi un attimo di che te sto a parlare. Quindi ieri sera sono stato con loro in compagnia, ho cercato di sbarbare il rappa, ma non ci sono riuscito. Vabbè, e niente. Insomma, ieri ti avevo detto, noi ci eravamo lasciati così, che stamattina avevi fatto una sbarbata un po' più d'élite, tra virgolette, d'élite, però un po' più carina. È quello che sto cercando di fare. Ora c'è pure la lavatrice perché è tardi, è 1:55 ragazzi. No, che sto di che, è mezzogiorno e 55. Purtroppo mi sei rotto lo scooter. Mi sei rotto il motore di avviamento, quindi l'ho dovuto spingere per 2 km. Sono già stanco. Che comunque sia non so mister muscolo, dopo un po' mi stanco pure io e ho iniziato a registrare tardi, aspettavo la finestra, già sto a fare la sauna, ecco qui, eccoci qua e niente, quindi oggi nella sbarbata di oggi che vado a utilizzare? Avevo detto che utilizzavo il mio preferito Vitos, eccolo qua, viscicone, che ieri ho visto a Fiumicino ma l'ho visto a 7 euro e l'ho pagato 5. 2 euro di differenza sì, però sinceramente preferisco comunque sia pagarlo il prezzo giusto. Poi vabbè, sono scelte. E niente, mi sono incerato, un'altra volta c'era dell'Eurospin, che costa niente, costa 3 euro, sì, costa 3 euro, no, cioè, prezzo suo, però voglio dire, rispetto a tante, è molto economica. E poi, che te aspetta, fa un po' vedere un attimo... No, perché ogni tanto sparisco pure da Facebook, mi dispiace ragazzi, purtroppo poi non c'ho da fare tante di quelle cose e tante di quelle chiacchiere che mi porta via tanto, tanto, tanto tempo e ogni tanto mi perdo, quindi vedo su Facebook va tutto bene, Allora, poi ragazzi, se siete appena arrivati, è la prima volta che vedete un mio video, io ho fatto una marea di video per quanto riguarda l'entry level nella rasatura tradizionale, cioè che me devo comprare per iniziare a fare la barba in questa maniera? Semplice, vai a vedere i video che ci stanno sotto e li trovi, anche perché sono semplici, non è che mi metto lì a spiegarti come dottore le cose, ti dico in modo semplice e diretto quello che te devi da comprare se vuoi iniziare senza spendere una barca dei soldi. Poi se lo fa bene, se non lo fa ci posso fare niente, io intanto me la do come pare a me. Allora signori miei, io stamattina vado a prendere l'Omega Barber Pole sintetico, un buon pennello, assolutamente buono, però stamattina ti faccio vedere che il pre-barba che tra virgolette serve a preparare, in teoria serve a preparare il viso alla rasatura, poi tranquillamente saltarlo facendo che cosa? Utilizzando il sapone e il pennello, massaggiando sempre di più il viso. Premetto che mi sono fatta la doccia, quindi già sono pronto, bello profumato e sono pronto a farmi una barba, perché io di solito di norma mi, ecco, sempre sto cacchio de pennacchio, vedi? Guarda come ti sta a guardare il pennacchio, aspetta, eccolo, tu. Pennacchio sta sempre là. Io di buona norma mi faccio una doccia prima, anche quando andavo a lavorare il tempo, fidate che era molto molto limitato, veramente veramente limitato, perché staccavo tardi la sera, riattaccavo presto la mattina, quindi non ci avevo mai tempo. Quindi signori che dicono ma io torno a lavorare non ce la faccio, no, ce la puoi fare, e come ce la facevo io, ce la fate e dai, no, e si buono, eccomi qua. Quindi detto ciò, vi stavo dicendo un secondo fa che stava lì, aspetta, ah sì, a proposito, un'altra cosa, salto un po' così, ricordate il 14 maggio, a parte che ora fa una pizzata prima della mia partenza, perché io l'8 maggio e il 9 parto, quindi 2 giorni non registro, te lo dico prima, quindi rimarrai così e non mi vedrai, vabbè, no. Ti divertirai in qualche altra maniera, che te lo dico.
Allora, quello che dico sempre, cerco di convincere tutti quanti. Ieri sera, mentre stavamo in live, ho cominciato a montare un pochino, poi ho visto qualcuno che si era un po' incuriosito. Allora, io ho fatto vedere che non c'è bisogno di mettere di stare 3 ore a fare la schiumata di qua e di là, che in teoria ci metti meno del minuto a farla, se sei capace. Se non sei capace, ci metti un anno. Quello che io ho fatto vedere ieri, ho fatto vedere il, tra virgolette, montaggio l'italiana. Te faccio vedere una cosa. Mio padre, sto pennello l'ho massacrato quando se radeva, perché metteva sempre qua dentro il sapore. E io stamattina faccio la sua stessa identica mossa, che è questa. Apro il ciuffo, butto un po' dentro. Lui lo lavorava così, ecco perché è rotto, vedi? Schiaccio e comincio ad agitare un pochino. Però lui faceva poi direttamente in viso, cosa che a me sinceramente non piace tanto, perché mi piace rilassarmi sentendo il pennello che sbatte nella ciotola e lavora. Quindi guarda, già per farti capire, posso già montare così tranquillamente, perché sta già lavorando il pennello, vedi? Io invece me lo giro in ciotola, senza che mi faccia il bagno col Vitos. Aspetta, mi allontano un pochetto così mi vedi. La consistenza, poi ragazzi, io quello che vi consiglio è mettere sempre un pochino d'acqua, non farla troppo secca, perché sennò ti diventa cemento armato. Infatti ieri a Rappa io ho messo lo stucco rapido in viso, e poi Marco gli ha continuato a rettificare la bocca. Quando vedete che il sapone non monta più, questo non mi stancherò mai di dirvelo, perché voglio che facciate una sbarbata come Cristo comanda, o come quello che vi pare voi vi comanda. Quando comincia a essere così e non monta più, aggiungete un filino d'acqua, è sempre il classico tic 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 tic, capito? Non esagerate mai, perché sennò poi squilibrate la formula, no? Meno acqua più sapone, meno sapone più acqua. È un po' come il Kinder, no? Hai capito? Vabbè, mai capito, su. Ecco, Poi ieri c'è stato Luca, mi ha detto: ma se ti metti aftershave, no? Quando devo mettere il profumo? Perché oggi così metterò anche il profumo. Io ho risposto prima di uscire da casa, perché se io metterò oggi il borotalco, dopo aver messo l'aftershave, il borotalco comunque si assorbe, tende a assorbire, no? L'aftershave, e quindi posso tranquillamente spruzzarmi il mio profumo addosso. Certo, magari lo spruzzerò verso il collo, così almeno si sente un po' di più, no? Ecco qua, pronto. Allora, se tu non usi il pre-barba, l'importante è che fai sto giochetto qui. Secondo me, io non sono un professionista, raga, quindi prendete quello che dico così per esperienza amatoriale e diretta, ormai in un anno di sbarbata tradizionale. Che poi è una figata se fai così, perché se fai così te godi il massaggio del pennello. Senti? Vedi? Cascata la vescica. Mm.
Allora, se fai sto giochetto qui per un po' di tempo e tieni vivo come se fosse un barbecue il sapone o la crema in questione, secondo me puoi anche evitare il pre-barba. Grazie dei messaggi durante la registrazione, siete molto gentili. C'è chi mi scrive, mi chiama mentre sto mangiando, stanno a dormire, cioè come se io non ci avessi una vita, fossi un'entità astratta, quindi sta sempre lì. Mi scambiano, certe volte mi sembra, mi scambiano per Siri o per OK Galaxy. Quindi questo ti aiuta già a far che cosa? Ad idratare bene la pelle, a prepararla per la rasatura. Infatti molti non utilizzano i pre-barba. Quindi diciamo che secondo me è una coccola in più che te fai, eh? Però se li usi, continua a usarli senza nessuna problematica. Ah, non ti ho parlato del rasoietto, guarda che carino. Ti piace? È carino che. Poi qua c'è sta scritto una cosa, for barber use. Vedo un po' se tu riesco a far vedere. Vedi? Aspetta, for barber use. As is. Oggi il video è molto casariccio, senti la lavatrice che sta a girare. Strano però quel video senza secca. A posto, allora, vai, a posto, tutto nel lavandino, a posto, come se non ci fosse un domani. Purtroppo la mia postazione qua è molto molto scomoda, ma molto scomoda, quindi ogni volta mi casca tutto, mi crolla tutto, tutto dentro al lavandino, dentro l'acqua. Aspetta. Ah.
Allora, aspetta, do una piccola aggiustatina. Certo, fumasse il Vitos non è al massimo. Sicuro è tabaccoso. Aspetta, mo rifumo. Aspetta un po'. Devo dire non male. Mi dovrebbero pensare a farci il liquido e le sigarette. Allora, via. L'ha smontato per niente il Vitos. Bello. Lo smonti, strano. 5 euro che costi 500 ml, insomma. Dovresti essere un po' deludente, no? Invece. Finisco, guarda. Wow. E voilà. Eccomi. Sì. A posto. Fatto. Aspetta, sto a controllare se c'è qualche cosa che non va. Allora, poi sciacquo il visetto. Acqua calda, che ho provato ieri sta cosa, mi è piaciuta l'acqua calda.
Adesso aspetta che esce. Che ti dico di fare questo, perché non tutti abbiamo la possibilità di far panno caldo, freddo, anche che okay, qua è rimasta un po', aspetta un po', questa mi sa che devo affilare meglio sto rasoio, aspetta si vedono poi, se devono provare i rasoi. No, questo deve essere passato bene 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 sulla pietra, ancora c'è da lavorare parecchio, quindi dicevo, non tutti c'è la possibilità del panno caldo freddo dentro casa, quindi che fai? Acqua calda e acqua fredda, secondo me, vado di fredda. Anche se dovresti stare un po' di più a farlo, Allora niente, oggi il baffo lo lascio un po' così volante, vedi? Qua lo darei un attimo regolare perché comincia a essere un po' troppo tieno. Vedi? Pettinino? Dove sei pettinino? Ha spazio per pulire candele. Ecco qua, messo un tiro a posto così, e allora poi che manca? Manca il Vitos, devi dare un tocco di classe con la del Vitos. Ecco il mio Vitos, Vitos barra control. No, non sa d'arancia, buono. Allora, a questo punto che faccio? Del volo d'arco quello che è, capito, Un po' sulle mani. C'è pure il Clubman che lo vende, lo fa il talco da rasatura. Ecco qua. E te lascia la pelle, fidate, morbidissima. Poi dopodiché prima di uscire da casa, l'unica cosa che ti fa è te manca questa. E pascià. Una bottarella, te la dai qua e qua. E fa. Tanto si abbina bene perché è morbido come profumazione. Io adesso non me lo metto. Non me lo metto, me lo metto quando esco. Quindi qui ho finito. Quindi ragazzi, se beccamo domani ho finito. Saluto tutti quelli che mi guardano, saluto chi mi lascia il commento, chi mi lascia il mi piace, sono contento, iscrivetevi al gruppo che ho io e vedete in descrizione che ci stanno, quindi ottimo, sì, il contro pure è buono, però sto a parlare del Vitos, ottimo e Omega pure si è comportato bene, l'unica cosa è che deve affilare meglio il mio rasoio a mano libera. Qua mi sono troncato, mi sono moncato e mutilato una basetta, vabbè, me la devo far correggere oggi, tanto oggi vado su, quindi noi ragazzi ci becchiamo domani, ciao a tutti da Luca.